Realizzare un turismo ecosostenibile che sappia rispettare e valorizzare le bellezze paesaggistiche e culturali di un territorio delicato come quello italiano. Promuovere un approccio green, in grado di attrarre un turista più consapevole e rispettoso dell'ambiente, senza però perdere d'occhio i numeri e le esigenze di un settore come quello turistico fondamentale per il nostro paese. Tutto questo è il progetto EGADI, promosso dall'Enea e finanziato dal MIUR, vincitore del premio SMAU Smart Communities 2015. Sviluppato nell'ambito dell'iniziativa Eco Innovazioni in Sicilia, il progetto ha realizzato nell'arcipelago che ospita la più grande riserva marina d'Europa un modello di turismo sostenibile incentrato sul miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende locali e su una migliore gestione dei rifiuti, delle risorse idriche e naturali per fronteggiare al meglio la forte presenza turistica nel periodo estivo. L'Enea punta ora a promuovere a livello nazionale questo modello virtuoso e ha iniziato un confronto con istituzioni nazionali ed europee, associazioni e operatori del settore che guardano al turismo sostenibile come motore per lo sviluppo e la valorizzazione del paese. Il progetto mira attraverso una serie di attività di studio, analisi, ricerca, ma anche realizzazioni sul territorio, a chiudere i cicli di rifiuti e acqua sul territorio. In pratica, diminuire il conferimento di rifiuti verso il continente e diminuire l'approvvigionamento idrico tramite navi cisterna dal continente stesso. Un turismo che sia più sostenibile, meno mordi e fuggi, meno stagionalizzato, quindi più destagionalizzato, più spalmato lungo tutto l'anno. Tra le varie azioni intraprese, l'installazione di una casa dell'acqua, alimentata a energia solare, che in poco più di un anno ha erogato ai residenti di Favignana oltre 200.000 litri d'acqua, risparmiando all'ambiente circa 5 tonnellate di rifiuti di plastica, pari a 140.000 bottiglie da un litro e mezzo. È stato inoltre realizzato un impianto pilota di compostaggio per valorizzare sul posto la frazione organica dei rifiuti. Questo tipo di progetti possono essere riconosciuti come buone pratiche da inserire all'interno di provvedimenti che il Parlamento, fra l'altro, ha già cominciato ad approvare. Il disegno di legge sulla Green Economy, che ora è all'attenzione della Camera e elaborato dopo oltre un anno di approfondimenti dal Senato, contiene al suo interno alcune misure che vanno nella direzione del progetto EGADI. Il passo successivo è estendere il modello EGADI a tutte le aree nazionali a forte vocazione turistica. Questo progetto ci consente anche di migliorare la qualità e il ciclo dell'acqua, oltre a quello dei rifiuti, che è indispensabile per far sopravvivere un'intera comunità. Quindi, chiaro, questo progetto può essere esportato in località simili e in territori anche più vasti, che per difficoltà sono simili ai nostri.